Molti criticano la filosofia come una materia di specialisti, talvolta autoreferenziale. Eppure il tuo spazio di critica, diciamo che trascende la filosofia e sconfina poi in moltissimi altri ambiti, dalla politica, all'economia, alla storia, alla geopolitica, alla sociologia. Quando e come, per Diego Fusaro, la filosofia necessita di essere integrata con lo studio di altri campi, per meglio poterne poi riconoscere i fattori chiave attraverso la lettura filosofica che ti contraddistingue? Cosa ci puoi dire delle altre scienze che un filosofo come te deve approfondire? Ma io in questo sono totalmente hegeliano, cioè penso che la filosofia non abbia, per così dire, un campo circoscritto nel quale operare. La filosofia è il proprio tempo appreso nel pensiero, è il modo con cui si cerca di porre in relazione il proprio tempo con l'eterno e quindi di cogliere ciò che vi è di vero, di buono e di giusto nel proprio tempo storico, nella propria congiuntura temporale. Per cui è evidente che il filosofo deve di necessità dialogare con gli scienziati, con gli economisti, con i letterati, con gli storici, proprio come faceva Hegel nel suo tempo e prima di Hegel come faceva Socrate, che nell'Agorà intratteneva dialoghi con tutti gli specialisti delle discipline, addirittura con i militari, con gli uomini pratici, con i lavoratori del tempo. Ecco, questa forse è la specificità della filosofia come sapere intrinsecamente multidisciplinare e interconfessionale. Dico sempre che occorre diffidare di quei filosofi che pretendono di delimitare il campo della filosofia per negazione rispetto ad altri campi del sapere, no? Dicendo che la filosofia non è la scienza, non è la storia dell'arte. Ecco, forse invece la specificità della scienza filosofica della verità come totalità pensata concettualmente sta nel fatto che necessariamente anche entra in dialogo con le altre discipline, necessariamente discute con gli altri campi del sapere. Prendiamone una come esempio, la geopolitica o l'economia. Tu hai detto che dialoghi con gli specialisti in questi campi, ma dialoghi direttamente con loro o dov'è che ti informi? Essenzialmente, pur essendo io, ripeto, votato alla filosofia, mi piace leggere molto anche di geopolitica, come si diceva, di storia, di letteratura, di economia nel limite delle mie competenze specifiche, magari commettendo anche errori talvolta interpretativi, ma del resto anche il grande Hegel nella sua tesi, nella sua dissertazione di dottorato sulle orbite dei pianeti commette errori molto gravi in una scienza, quella naturale, che non è propriamente il suo campo privilegiato di analisi. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, certo, se si ha la possibilità di vedere autopticamente, direbbero i greci dell'Ellade classica, cioè con i propri occhi, di vedere con i propri occhi le realtà del mondo è sempre meglio, se si ha la possibilità di divenire del mondo esperti. E non di meno credo che né semplicemente vedere le realtà del mondo né semplicemente studiare astrattamente le realtà del mondo ci renda competenti nella geopolitica, come si diceva in precedenza. Credo che occorra un plus lavoro ermeneutico, se vogliamo chiamarlo così, che se possibilmente intreccia queste due dimensioni è tanto di guadagnato. Ecco, ad esempio Hegel, il più grande filosofo della storia della modernità, fa un affresco magnifico del mondo moderno occidentale, della Francia, della Spagna, anche dell'Oriente, e non necessariamente è stato in India o in Cina, giusto per dare il tono di quello che dicevo.